Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto tributario. Il premio è boutique di eccellenza dell'anno contenzioso tributario. Andiamo a leggere la motivazione. Affidabilità, responsabilità ed estrema specializzazione fanno dello studio una boutique di eccellenza nel contenzioso tributario. Settore in cui ha sempre dimostrato di essere in grado di gestire le controversie con innovatività e risultati d'eccellenza. The winner is Giordano Merolle Studio Legale Tributario. In collegamento con me ci sono proprio loro. Saluto Vittorio Giordano e Andrea Merolle, partner dello studio legale tributario. Benvenuti a entrambi. Ecco, Ciao Manuela, grazie. perfetto, Buonasera, grazie. abbiamo visto e sentito entrambi. Io però partirei, insomma, con le domande di rito anche per approfondire maggiormente i punti che abbiamo sentito nella motivazione. Partirei da Andrea Merolle. Intanto complimenti naturalmente a entrambi e allo studio. Un commento a caldo, Andrea, sul premio. Beh, che dire, siamo più che felici, siamo sicuramente felicissimi. Insomma, il nostro è uno studio giovane e artigianale, quindi sicuramente definibile come boutique, che ha aperto poco più di 3 anni fa e onestamente siamo molto felici, insomma, abbiamo ottenuto lo stesso livello professionale dei nostri studi di provenienza nel corso degli anni. Abbiamo la fortuna di lavorare, insomma, con una platea eterogenea di contribuenti che però è anche composta, insomma, dai player più grandi del mercato italiano, soprattutto nel settore bancario e finanziario, e onestamente, è davvero, diciamo, un bel riconoscimento quello che abbiamo ricevuto da parte vostra, perché è sicuramente espressione di questo favor del mercato nei nostri confronti, che spesso appunto affida contenziosi anche di importanza stratosferica ad uno studio come il nostro, che magari non è ancora blasonato come tanti studi, insomma, fondati quando più o meno io stavo nella pancia di mia madre, mettiamola così. Certo, diciamo che ancora di più emerge la qualità, insomma, perché prima bisogna costruirsi il nome, ovvio è un processo che va a braccetto, però insomma, ancora di più merito, no? Mi verrebbe da dire, soprattutto in un momento come questo. Andrea, ancora con te, poi dopo vado da Vittorio. Beh, sì, diciamo che noi cerchiamo di fare proprio il nostro punto di forza, come dicevi tu, l'innovazione, nel senso di non fermarci alle tesi che magari troviamo già stampate nella roccia da parte dell'Agenzia delle Entrate o da parte di altri, ma cerchiamo comunque di costruire ogni giorno percorsi interpretativi che magari possono condurre appunto a risultati inaspettati, come spesso riusciamo ad ottenere in commissione tributaria e in corte di Cassazione, dove devo dire le statistiche, ahinoi, non sono spesso favorevoli ai contribuenti. E la qualità, diciamo, è sicuramente la cosa che perseguiamo perché rappresenta un investimento nel lungo periodo per noi e per i professionisti, che insomma inizia ad essere anche una decina che fanno parte dello studio. Certo, Vittorio Giordano, ecco, anche qui un commento a caldo naturalmente, stessa domanda, e poi cerchiamo di capire magari quali sfide adesso ci sono in pole position per l'immediato futuro. Innanzitutto, grazie tante a voi e io voglio cogliere l'occasione per ringraziare la nostra squadra di collaboratori, senza la quale non saremmo arrivati a questo risultato che ci fa enormemente piacere aver ricevuto. Sul futuro, le sfide sono tante, si giocano su più tavoli, si giocano dal lato nostro, sul lato dell'innovazione. Ci picchiamo di essere uno degli studi che per primo ha accolto le novità tecnologiche, che ci ha permesso di poter rispondere alla sfida dell'emergenza Covid e lavorare con la stessa qualità a cui siamo abituati anche da remoto e in smart working al 100% con tutti i professionisti ormai da qualche tempo. L'augurio è di ritornare presto a ritrovarci insieme, perché è vero che si può lavorare in smart working, ma noi abbiamo lo studio, perché è un luogo di scambio con i professionisti, con i nostri collaboratori e con i clienti. Bene, insomma, quindi proseguire su questa strada senza, insomma, anche un po' osando, mi verrebbe da dire, Vittorio, no? Certo.
Votando e soprattutto sempre al ritmo di musica, perché soprattutto Andrea, ma anche io e i nostri colleghi siamo degli appassionati di rock e quindi ci piace sempre dirlo ai nostri clienti e ai nostri amici, questo è uno studio rock. Ma non suonate però, cioè vi piace proprio la musica rock o suonate? Io ascolto, Andrea suona molto bene. Eh beh, allora Andrea, la prossima volta però collegamento con un po' di musica a questo punto. Va bene, facciamo così, ti mando il mio disco e tu mi mandi il libro che è scritto sulla superstizione, perché siamo pure uno studio molto superstizioso e quindi siamo curiosi di leggerlo. Allora, questo è un fuori programma, grazie, va bene per questo piccolo endorsement, però allora, la prossima volta facciamo entrambe le cose, assolutamente. E, beh, un po' di scaramanzia ci vuole sempre, dai, anche chi dice di non essere È scaramantico. gratis, Esatto, quindi non vedo diciamo. perché contravvenire con cultura popolare, diciamo, a basso costo, Le dita mettiamola così. incrociate si tengono sempre, no? Un po' di nascosto, quindi va bene. Allora, ritorniamo su questo riconoscimento. Io vi faccio naturalmente tanti auguri per il futuro, ma soprattutto i complimenti che arrivano da parte mia e da parte di tutte le fonti per i vostri risultati, aspettandone altri naturalmente. Grazie quindi a Vittorio Giordano e Andrea Merolle, partner di Giordano Merolle Studio Legale Tributario. Complimenti ancora. Ciao, Grazie, grazie. Alla grazie, prossima, alla grazie. prossima.